Buono. Scacciami gli acchi, mangia bandiere, voi combattenti, voi vincitori, siete i più... Come ho guidato meglio o peggio? Allora, la prima cosa che mi viene in mente leggendo questa serie è stato per andare al concerto del 1° maggio. Noi abbiamo ancora una vita abbastanza avventurosa, devo ammettere. E la notte che abbiamo suonato a Firenze, tipo era il 28 aprile, al Viper a Firenze, dovevamo andare la mattina seguente, una cosa crudelissima, alle 10 a fare il soundcheck per il concerto del 1° maggio, il 29 aprile. Per cui abbiamo suonato e abbiamo guidato tutta la notte, ho guidato io. Però la cosa bella è che durante il concerto al Viper ci hanno spaccato un finestrino del furgone, ci hanno portato via della roba che c'era dentro, diverse cose. Per cui abbiamo fatto tipo le 3 o le 4 lì al locale, cercando di capire chi era stato, interpellando la malavita locale per riavere indietro qualcosa, niente. E poi siamo partiti, ci siamo fatti questo viaggio per andare a Roma e ovviamente era abbastanza emozionante, avevamo voglia di andare, di fare quello che poi avremmo fatto. Molte persone pensano che i No Braino salgano sul palco completamente ubriachi. Devo smentire questa cosa, nel senso che sì, noi come tutti gli esseri umani abbiamo la brutta abitudine di cenare a una certa ora della sera e poi certi giorni capita che dopo cena dobbiamo anche salire sul palco. A cena siamo degli uomini, siamo romagnoli, ci piace il vino rosso, ci piace il caffè, l'amaro, ma in realtà i No Braino non più di questo, insomma. Tant'è che se uno segue realmente un concerto di No Braino potrà notare che c'è una buona mezz'ora, iniziare un tre quarti d'ora dove i No Braino in realtà sono abbastanza tranquilli, quasi riservati, quasi un po' dietro, perché la nostra vera droga è l'eccitamento del pubblico. Per cui quando scatta quella noi veramente perdiamo il controllo, nel bene o nel male. E per il resto penso che l'alcol, come altri piaceri, come l'hashish o la marijuana, siano cose belle della vita e da godere con saggezza. Quando ho amato davanti a tutti da solo. Io credo molto nell'amore, credo che attualmente non si stia facendo abbastanza per coltivare comunque uno degli istinti umani, diciamo, più edificanti, e che tutto adesso stia vertendo all'amore riflessivo, no? All'individuo e al masturbarsi, mentre effettivamente è più comodo e più logico fare all'amore. Poi mi rendo conto che siamo tutti molto spaventati, che il crollo della religione, no? La perdita di fiducia nei confronti della religione abbia dato un ulteriore smarrimento a chi voleva crederci, ma in realtà rimane quella questione là, insomma, per almeno per un certo periodo che può coincidere, dovrebbe coincidere con l'innamoramento, la seduzione, la produzione di un altro essere umano, l'amore può esistere. Io non credo che l'amore debba essere eterno, francamente, ma almeno una quindicina o una ventina d'anni potremmo incominciare a pensarlo, così, ma con liberazione anche di molti che si spaventano davanti all'eternità, per carità, no?
però dei cicli amorosi abbastanza lunghi invece ci dovrebbero essere nelle vite di ogni uomo. Dove ho suonato senza accorgermi? Cioè, dovrei dire dove ho avuto la coscienza di suonare, forse ci metterei meno tempo. Quando i Nobrani hanno iniziato a fare le prove non avevano la patente. Adesso siamo nell'anno in cui abbiamo compiuto 35 anni di età. Abbiamo suonato veramente ovunque e tantissimi concerti non ce li ricordiamo per forza di cose. Ed è così che deve essere, insomma, il suonare per un musicista deve essere naturale come, no? Come un calciatore tira calci a un pallone, insomma. E tra l'altro i nostri concerti purtroppo non sono sempre partite valide di campionato. La maggior parte dei nostri concerti sono così, sono delle partitelle, e a volte capita invece di giocare delle partite serie, per cui abbiamo fatto un sacco di partitelle e ho suonato in un sacco di posti senza accorgermene. Perché ho spaccato di più o di meno? Perché ho spaccato di più? Perché abbiamo spaccato di più? Abbiamo spaccato di più perché ci vogliamo bene, perché i Nobraino sono comunque un insieme di persone ragionevoli, a differenza di un sacco di persone che fanno il nostro lavoro, che magari si fanno prendere un po' dall'ego trip. Noi siamo un po' più votati alla squadra. Cosa ho scordato per colpa sua? Ma personalmente per colpa dei Nobraino sono diventato meno egocentrico, il che insomma è tutto dire, però sì, questo è successo. Da giovanotto ero più molesto, ero più Krugercentrico, invece una lunga permanenza con delle persone di dubbia intelligenza mi ha costretto a scordarmi un po' di me e a ricordarmi un po' di loro. Ho finito le domande, cosa devo fare tutti più adesso? Chiusa!